Pare sia ufficiale l'indisponibilità a proseguire il mandato in scadenza da parte del commissario straordinario del consorzio ex Valle Laudi Scalea Celiberto, notizia notificata ai vertici regionali, ma già nelle ore precedenti ad intervenire sulla vicenda della crisi delle braccia incrociate per la situazione molto problematica a livello finanziario e gestionale del palazzo, la sigla sindacale FAI CISL e dal sindacato c'è molta preoccupazione. È evidente che c'è una situazione che si è fortemente incancrenita, quindi c'è chiaramente la necessità di una governance che sappia riappacificare e che sappia creare condizioni che consentano un minimo di operatività a questo consorzio. Noi non abbiamo mai espresso giudizi sulle persone, noi valutiamo i fatti e noi diciamo che da un certo punto di vista occorre sicuramente garantire l'erogazione delle spettanze arretrate i consortili, perché chi lavora è giusto che venga retribuito. Non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo che ci sono degli squilibri, sappiamo che ci sono delle difficoltà economiche e queste difficoltà possono essere superate soltanto attraverso un confronto costruttivo. Dall'altro canto è evidente che questa situazione genera una situazione di stallo per i circa 320 lavoratori forestali e c'è una situazione veramente di sbandamento all'interno di questo consorzio. E quindi noi chiediamo alla politica di intervenire in maniera puntuale per ripristinare condizioni di normalità, da un lato garantire stipendi e salari, dall'altro garantire l'operatività alle azioni che, come dire, il consorzio esercita in ragione della sua missione istituzionale. In una prospettiva globale, come si potrebbe rendere efficiente la struttura del consorzio o dei consorzi in generale? Chiaro, lei tocca un argomento importante, quello dei consorzi è un problema sistemico che ha radici lontane. Scalea rappresenta la punta di un iceberg, anni ed anni di cattive e scellerate gestioni che hanno portato ad accumulare una massa debitoria che adesso grava sulla pelle e sulla carne dei lavoratori. Non sarà sicuramente un compito semplice. Noi chiediamo di sederci ad un tavolo con chi guiderà il consorzio e con la regione che ha esercitato appunto un'azione di commissariamento per trovare insieme delle soluzioni il più possibile indolori, che consentono quindi